rialzarmi. No, sei tutto mio. Ma io devo andare a levare le buste dal tavolo. No. E ma mamma deve fare il video spesa, poi nelle buste ci sono anche le cose per Chi te, se ne frega? le cose per il freezer. Io ti blocco qui. Perché Ma perché? sei mio. Ma io mi devo alzare. Chi se ne frega? Ma poi oggi pomeriggio siamo insieme. Uffa. Ciao ragazze, allora nuovo video spesa, sempre spesa Eurospin, se sentite rumorini c'è Nala qui intorno che sta facendo colazione. Allora vi faccio vedere tutto, ci sono quattro borse belle grandi, inizio con bastoncini di merluzzo, qua ce ne sono 18 pezzi, prosciutto cotto preso al banco fresco, poi scorta di surgelati perché avevamo finito tutto. È un periodo che ci va molto il minestrone, lo faccio tipo la vellutata, non so se avete presente, super cremoso e mi piace molto di più che in pezzi. E questo qua è un mega sacchettone perché da 1,5 kg, quindi bello, bello grande e dura un sacco. Poi qua ce n'è un altro appunto uguale. Poi piselli fini, perché la mia amica mi ha messo voglia di crema di piselli. Non mi ricordo se lei aveva fatto il risotto. Comunque, al massimo vi farò una ricettina o mi farò spiegare bene, poi vi dico. E comunque, piselli fini, qua ce n'è 1 chilo, sempre nei surgelati. Poi petto di pollo, questo qua è 7,99 al chilo e ce n'è mezzo chilo, poco più di mezzo chilo e mezzo, insomma, mezzo chilo, 4,46 euro. Fettine di finissime di pollo. Cosciottini in offerta speciale di pollo a 2,24 euro. Allora, la tritata invece, perché volevo fare appunto le polpette, quindi ho preso quella, e poi questi mini mini spiedini, troppo carini, spiedini mini rustici, questi qua mi ispirano un sacco, era un po' che non li prendevo, buonissimi. Poi, sempre nei surgelati, questi filetti di merluzzo atlantico che non ho mai provato, spero siano buoni da fare col limone o in forno o in padella. Poi, primo sacchetto andato. Poi nell'altro sacchetto abbiamo, quasi si è aperta la scatola, cialdine compatibili, questo qua per Ricky espresso macchiato cortado, che è molto buono, compatibile con la nostra dolce gusto. Poi stracchino, in realtà a crescenza, due pacchettini, perché in questi giorni volevo anche provare a fare la polenta con il formaggio, che è molto buona. Pacchettino di pane, un pacco di caffè espresso per la moka. Poi due cavolfiori, questi piacciono tantissimo anche a Fedino, quindi ne abbiamo presi due. Poi sale grosso iodato per riempire il mio contenitore perché è mezzo vuoto. Poi una bella rete di arance, io amo le spremute in questo periodo, quindi fanno bene soprattutto al mattino. Poi Ricky ha preso 10 hamburger da tenere appunto di emergenza quando uno non ha più nulla, cottura in 7 minuti da fare tipo alla griglia o in forno o in padella o da fare appunto proprio il panino fatto in casa, e due confezioni di questa pizza qua che ogni tanto, sta crollando tutto, che ogni tanto prendiamo perché è veramente buona e molto spesso la mettiamo prima di metterla in forno ci aggiungiamo qualcosa, tipo un po' di prosciutto, un po' di olive,
È veramente buona, io ve la consiglio, sembra la pizza della panetteria, è bella spessa ed è buona, mi piace un sacco. Poi, pacchettino di fettine al cheddar, queste le ha prese penso sempre per fare l'hamburger, e un litro di latte. Poi in quest'altro sacchettino abbiamo i cracker, questi sono salati, il pan bauletto, l'altro pacchettino, una latta di carne, pollo e tacchino per Nala, schiuma da barba per Riccardo, poi sacchettini, oddio, aspetta che un po' crolla tutto, sacchetti dell'immondizia per il cestino, poi aspettate perché sono un po' in difficoltà. Prima che ricrolla vi faccio vedere questo maxi detersivo da 4 litri Marsiglia e Felce. L'avevamo già provato, questo è 50 lavaggi, ha un profumo che a me piace molto. Poi un altro litro di latte, una ricotta fresca, altri sacchettini dell'immondizia e un pacchettino di biscotti cacao e panna che avevamo già preso e sono piaciuti molto. Poi ultimo sacchetto abbiamo le altre cialde per me con il decaffeinato per la macchinetta, pane, panini, proprio panini, panini freschi, altre fettine di sottilette, Fedele ce le chiede sempre, gli piacciono, ogni tanto le prendiamo, invece quelle altre erano al cheddar, quindi sono diverse. Poi doccia, bagno doccia, questo qui rilassante, l'ha scelto rigorosamente Riccardo, e per lui all'argan, avvolgente. Poi un pacco di zucchero, una busta di parmigiano DOP, una, anzi due lattine di pelati, eccola qua l'altra, perché sapete che io quando faccio la pasta al pomodoro mi trovo meglio con questa perché mi fa meno acidità, non so per quale motivo, però è meglio della passata, della salsa. Succhi, mele banana preferiti da Fede. E poi c'è ancora le banane, io non vivo senza banane, ormai lo sapete, sono fissa con le banane, e patate. Oddio, bene, ora chiamo Ricky per i rinforzi e ci mettiamo a sistemare tutta questa mega 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 spesa. E niente, sono curiosa di provare questo merluzzo, vi farò sapere. Filetti di merluzzo, però ho visto diverse ragazze appunto che fanno anche loro spesa sempre da Eurospin che ne hanno parlato bene, quindi insomma vedremo. Io spero che questo video spesona Eurospin vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' di compagnia, vi mando un bacino e alla prossima, ciao!